Siamo una società che sta transitando verso un'altra società, per questo si parla anche di terza rivoluzione industriale. Qua, se mi dici parole guerriere, mi viene in mente un modo diverso di far politica, fatto di idee, fatto di sogni, fatto di una visione diversa del futuro. Dietro ogni tecnica, dietro la rete, dietro internet, c'è sempre l'energia inestimabile dell'essere umano. L'economia, così com'è, non va. Un momento di confronto, di scambio di idee, di opinioni alternative, rivoluzionarie perché semplici. L'economia del benessere, l'economia della diffusione, non è soltanto un'economia più sostenibile, è anche una crescita morale. Significa apprezzare le cose che hai. Ha un impatto positivo sulla salute psichica delle persone, ha un impatto positivo sui legami sociali. Poter lavorare insieme a queste cose è un intangibile. Aiutano le persone a riscoprire le idee, i valori che hanno dentro di sé, ma che nella quotidianità non riescono più a comprendere. Mia che proverà, io mi auguro, riuscirà a ridare senso all'attività umana, che poi alla fine è questo, il benessere è il senso. Noi dobbiamo gettare oggi come cittadini le basi su quello che secondo noi è realmente l'essenza dell'essere umano. E vi dico che sorprendentemente non sarà più l'intelligenza. Mi viene in mente che nel cuore delle istituzioni si possono finalmente ascoltare parole che possono generare una vita nuova all'interno di un sistema malato. Sapete qual è la cosa più grande dell'essere umano? Siamo delle macchine che provano emozioni. Sono le emozioni che ci qualificheranno per sempre, anche nel futuro. E le emozioni più nobili sono quelle dell'empatia, della compassione e dell'amore. Dell'amore verso le persone. Vogliamo sperare di essere, come Italia, un punto di avanzata rivoluzione culturale inevitabile, o riusciamo a fare quello che stiamo dicendo, orientando nel senso dell'umanizzazione questi sviluppi travolgenti, oppure andremo verso o un mondo di zombie o un mondo di macchine. La voglio però finire con l'allegria della rivoluzione e quindi con un testo di un grande tecnologo che è Marshall McLuhan. Viviamo in un'era di transizione, di profonde sofferenze e di una tragica ricerca dell'identità. Ma l'agonia della nostra epoca coincide con le doglie di una rinascita. Nei prossimi decenni spero di vedere il pianeta trasformarsi in una forma d'arte, l'uomo nuovo integrato all'armonia cosmica che trascende il tempo e lo spazio, accarezzerà, plasmerà e modellerà ogni sfaccettatura dell'artefatto terrestre come se fosse un'opera d'arte, e l'uomo stesso diventerà un'organica forma d'arte. C'è molta strada da percorrere e le stelle non sono altro che stazioni di cambio lungo la via, ma abbiamo iniziato il viaggio. Essere nati in quest'epoca è un dono prezioso. Questa è l'energia della rivoluzione, del rinnovamento, quell'energia vitale che travolge le resistenze dell'ignoranza e dell'oscurità. Questa è l'energia che dobbiamo alimentare.